Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 8° episodio dell'Elimination Nuzlocke Pokémon Rosso Fuoco. Signori miei, nello scorso episodio siamo giunti ad Azzurropoli e abbiamo catturato una marea di Pokémon, tra i quali un Jirachi, che era l'IV randomizzato di Azzurropoli, un Torkoal, un Fortress, un Jigglypuff, E nulla, sto registrando subito dopo lo scorso episodio, la squadra è totalmente invariata e oggi ragazzi andremo ad affrontare il rifugio Rocket per ottenere la spettrosonda, catapultarci a Lavandonia e lì cosa che dobbiamo fare? Salvare Mr. Fuji, che poi ci darà l'auto, che poi ci permetterà di svegliare Snorlax, che ci permetterà di andare a Fuxiapoli, che poi ci permetterà di andare a conquistare altre medaglie, poi il Team Rocket sarà la Sylph e poi batteremo la Lega. Spoiler, nel caso non abbiate mai giocato a Pokémon Rosso Fuoco. Mi dispiace per voi, in ogni caso ragazzi, lasciate un bel mi piace, rispondete alla domanda del giorno e direi di entrare qua dentro, dove c'è la classica scena del poster con dietro il pulsante. Ragazzi, vi ricordo anche che se mi avete lasciato dei suggerimenti nello scorso episodio, non li potrò, diciamo, applicare in questo, perché sto registrando appunto subito dopo, li applicherò dal prossimo. Una cosa che mi sono dimenticato tra l'altro di dire nello scorso episodio è che per quelli che mi hanno detto di rifare la cattura ad Aranciopoli, la rifarò nel momento in cui avrò Surf, perché altrimenti troverò dei Pokémon di livello bassissimo e poi non ho voglia di allenarli. Cioè la verità è questa, bisogna essere sinceri ragazzi. Comunque, Rifugio Rocket, questo video dovrebbe uscire il 28 e quindi buon 28 dicembre. Cioè adesso praticamente ogni giorno è un buon qualcosa. Leccata, Ossoclava, no devi morire. Intanto nel caso non ve ne foste accorti siamo entrati nel Rifugio Rocket. Banette, Ossoclava e giù. No, Vendetta, due paia di palle. L'unico che si deve vendicare qua sono io. Ok. Pokéball, Baccalocquat. Cascan già le palle. Bene così, allora affrontiamo anche questo essere qua. Ovviamente ragazzi gli allenatori li faccio relativamente velocemente, perché relativamente velocemente si può utilizzare in italiano, non lo so. Comunque lo faccio perché dobbiamo fare tante cose in questo episodio e se abbiamo tempo esploreremo anche il percorso a sud di Lavandonia. Abbagliante ti manda giù di Medicine? No. Porca di quella puttana, giù adesso? Sì, ok, perfetto. Livello 33 per Blur. In teoria ragazzi, senza randomizzazione in questo luogo dovrebbe trovarsi una pietra lunare. In pratica, essendo il gioco randomizzato, lo prenderemo in culo per l'ennesima volta, però vabbè, dettagli ragazzi, cosa ci posso fare io? Allora, scendiamo le scale, io devo ammettere che questo luogo qua non me lo ricordo così bene, quindi rischio di perdermi. Cioè, di perdermi no, ma di non capirci nulla probabilmente sì. Plasto, intanto questo qua vedo già che è un concentrato di cancerogeno che è proprio impressionante. Vileplume, guardalo te, pensa a te. Extra rapido, guardate quanto è utile extra rapido ragazzi in confronto a sdoppiatore. Sti cazzi, sdoppiatore te lo uso qua, però quanto è localizza, due par de balle, devi morire. Questo qua mi fa localizza, poi mi fa puro gelo, mi manda a casa. Mandiamo Fish, che ho visto Shelder, tuono shock e ci saluta. Olè, perfetto, possiamo proseguire. Ah, mi sono dimenticato i rimedi. Cioè, oddio, qualcosa penso di avere, tipo una ricarica totale, però boh. Vabbè, vedrò di non subire troppo, insomma. Ora, non ricordo se bisognasse scendere queste scale o se bisognava prima fare il percorso, quello con le freccette, per dire. Se non sbaglio, dovrebbe essere relativamente indifferente, cioè la mamma bigola. Sveglia, è paralizzato, non può attaccare, godo come un cane. Godo tantissimo, questa te la sei proprio meritata. Me li ricordavo un po' più Rattata i Pokémon del Team Rocket, comunque, non so voi. Invece no, Dragonite, giustamente. Sgomento, aia minchia quanto mi fa sgomento. Fermati, tuono shock e giù. Cazzo è sta storia? Ti picchio sangue poi. Allora, MT36 che contiene ragnatela. Non pensavo neanche che esistesse sta mossa. Allora, vediamo di capirci qualcosa. Qua abbiamo una Premier Ball. Ok, allora, sì, questa zona... No, fermi tutti. Ok, dovrebbe essere così in effetti. Sì, perfetto. Mamma mia, questo Creepy Stories Stealth lo vedete solo sul canale di Creepy Stories. Non l'avreste mai detto. Cosa ha fatto? Ah, ok, mi sa che... Penso che fosse picchiaduro. Sì, sì, era picchiaduro. Assorbimento, aerosoio e c'è anche a Luvdisk, che probabilmente è stato ottenuto tramite il prodigioso di Horas, visto che su Horas giravano solo quelli e Zigzagoon, me lo ricordo benissimo. Tenaglia, terremoto, Grovyle a casa. Perfetto, torna a Mystery Dungeon, te.
Vediamo un po' qua cosa c'è. Invece una cenere magica. Rosico come un muflone. Baccaba, Baccalga, che cazzo è? No, veramente, cioè sul serio, che cazzo. Baccalga. Cioè, allora. Boato. Torniamo a noi. Onda calda. Acido, aia, aerosolio. Ah, tra l'altro, ragazzi, non ve l'ho detto. Mi raccomando, oggi è giorno di votazioni. E quindi votate nello stropo in descrizione. Anche quest'oggi, a meno che io non perda l'intero team, verosimilmente ci sarà per forza un'eliminazione. In quanto abbiamo 6 membri in squadra, 5 nel box. Quindi no, o perdiamo la serie oppure perdo un Pokémon alle votazioni. Fate un po' voi. E vabbè, ci sta. Comunque, ho ottenuto le chiavi dell'ascensore. Se non sbaglio, però, l'ascensore è alla fine di questo percorso. Allora, l'acqua magica che io confondo sempre con la strafottutissima come si chiama? Acqua fresca. Allora, possiamo proseguire? Stavo dicendo qualcosa. Ah sì, che è nulla, quindi probabilmente insomma, scegliete un po' chi votare e poi io sceglierò invece chi inserire nel team, a meno che ovviamente non perdiamo un Pokémon in questo episodio. Allora, in quel caso lo scelgo in live. Ovviamente poi scegliendo un altro per il Pokémon che verrà eliminato alla votazione. Però lì c'era uno strumento che vorrei prendere. Ok, perfetto. Cioè, no, veramente, io questa non l'ho mai sentita. Io questa, Bacca Gosta, non l'ho mai sentita. Si chiama davvero... No, Bacca... Cioè, no, Bacca Gosta, no. Bacca... No, 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 brutta. Bacca Gosta mi rifiuto, raga. Bacca Gosta, no, proprio no. Cioè, vi rendete... Cambiamo discorso che è meglio. Allora, il percorso qui era 1, 2, 3 e ora dovremmo essere da Giovanni in teoria, quasi. Qua sopra che cazzo c'è? Mi sa nulla, mi sa che sono andato in un posto in cui non avrei dovuto andare. Scintilla, perfetto. Ilix livello quasi 33. Adesso in teoria sale al 33, dovrei mettere in campo Ladybird che però no, infatti non è prossimo a salire di livello, prossima perché essendo una donna. Giustamente merita il femminile accostato al suo nome. Coccio verde. Io, cioè, ho come l'impressione che una pietra lunare non la troverò tipo mai. Oppure sapete cosa succederà? Succederà come in Pokémon Life Platinum, che faccio un'intera serie a cercare di evolvere Electric. Sì, Electric si chiama. Muore e nel percorso dopo trovo la pietra tuono. Cioè, proprio una vita fatta di maina gioia. Allora, apriamo l'ascensore, proprio spalanchiamolo d'ignoranza. Dovremmo essere dal capo, in teoria, sì. Qua c'è uno strumento. Iperpozione ci servirà tantissimo, ragazzi. Siamo a 8 minuti, perfetto. Siamo perfettamente nella tabella di marcia. Speculmossa. No, ci avete tutti sonnifero. Ci avete tutti sonnifero. Ma manco la mia prof di italiano delle medie era così soporifera. Grazie Ladybird. No, grazie, davvero. Foglie lama nel frattempo. Più forte, foglie lama o pugno spine? No, meglio pugno spine, raga. No, 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 no. Ok, perfetto. Jolteon e boh, a sto punto tengo Ladybird. Tanto che me costa. No, 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 Metronome è una mossa che mi mette talmente di tanta di quella caga. Guarda il Pokémon che non avrò mai, che figo. Idropompa. Grazie. Raga, Ladybird sta facendo troppi scherzi ultimamente, eh. Sta facendo troppi scherzi. Oddio, che cosa cancra. Non penso che esista. Ho avuto paura. Tanta. Muori. Ok. Fermi tutti. Ora, respiriamo un attimo. Curiamoci i Pokémon. Iperpozione la diamo a Ladybird. Ovviamente figuratevi se ho una bacca arancia. Te pare? C'ho la bacca Goslack. C'ho la bacca Dio. Però con bacca arancia no. Ok, perfetto. Dai, dovremmo essere abbastanza pronti per affrontare
Giovanni, in teoria, non dovrebbe essere neanche troppo forte a livello di livelli. A livello di livelli, mamma mia. Forza, Giovanni. Sono davvero sorpreso che tu ce l'abbia fatta ad arrivare fin qui. Cioè, vado a scatti perché sono un po' robotico, no? Team Rocket, tu sei Pokémon per finanziare i suoi loschi piani. Sono il capo, Giovanni. Pagherai cara la tua insolenza. Tra l'altro, fantastico. Cioè, fantastico, oddio. Interessante, diciamo, il fatto che Team Rocket, che è ispirato a un'organizzazione mafiosa, abbia come capo uno con il nome di Giovanni, che è lo stesso in inglese, quindi. E anche in giapponese c'è un palese riferimento al fatto che in Italia c'è la mafia. Quindi grazie Game Freak per amarci. Bot in testa, Bellsprout va giù, perfetto. Meganium. Incrocolpo quanto ti farà mai? Oh, ti manda. No, aspetta, ok. Ha cambiato tipo, quindi. Cazzo, che male. Ok, no, fermi, switchiamo. Anche se in teoria potrebbe resistere, però io non mi fido per nulla. Specul Mossa l'hai preso proprio in quel posto stavolta. Cloyster, livello 29. Vedo più calcio quanto ti. Non ti fa un cazzo. Ok, fermi. Allora. Suocera ho paura a mandarlo. Perché in teoria sarebbe quello ideale. Però anche Helix c'ha scintilla volendo. Lui farà P-Giro. Non è randomizzato. Ok, perfetto. Me la sono giocata bene. E ora dovrebbe lasciar cadere la Spettrosonda. Perfetto. Allora, una fuga di fuga io ce l'avrò da qualche parte. Mi sa di no, sapete? C'ho manco una fune di fuga. Devo uscire per i cavoli miei. Perfetto, evviva, non vedevo l'ora. Nel frattempo, ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace per il proseguo di questa serie che sta andando a gonfie vele. No, non va bene così, Non ci capiamo qua. Che è sta storia, dai, leccata. Cioè, adesso. Cioè, immaginatevi un Rayquaza lì da Groudon, no? Lì da Groudon Rayquaza, no? Gli dice, devi smetterla di distruggere il mondo. E lui fa, così gli fa. Pensate alla scena, no, davvero, cioè, la cosa più triste dell'universo. E poi Tangela, giustamente, muori. Grazie. Io mi sono prefissato la scena, cioè, sarebbe qualcosa di epocale. Siamo a 12 minuti, perfetto, ci manca la torre di Lavandonia. Però nel frattempo, ragazzi, qua c'era qualcuno che mi rifilava i gettoni, o quasi quasi. Quasi quasi qualche gettone lo sgraffignerei, grazie, amo. Ce lo facciamo uno shottino, raga, alle macchinette, che dite? Un tiretto così ignorante, vai. Oh, vai, puntiamoci 3 gettoni, sì, perché siamo ricchi. Che merda! Che schifezza, riproviamo. Oddio, ho preso qualcosa, cioè pochissimo, però va bene lo stesso. 7. Magnemite. Shelder! Ok, buono, 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 buono. Dai, dopo questo qua me ne vado. No, Psyduck stronzo, fuori. Che poi mi faccio prendere dal gioco d'azzardo e ci facciamo anche una bella foto, ragazzi. Fai un bel sorriso, flash. Flash! Oh! It's saving the universe! Na-na-na-na-na-na. Che per chi non lo sapesse è una canzone dei Queen, non è uno spasmo mio, nel caso ve lo steste chiedendo. Proseguiamo, attiviamo la bici, facciamo veloce che non siamo a posto con la tabella di marcia. Forza, 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 su, veloce, 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 veloce. Sto impazzendo, ufficialmente. Bene, siamo arrivati a Lavandonia, di nuovo, giustamente. Curiamoci i Pokémon e prepariamoci ad entrare nella torre. Prima però, ragazzi, andiamo al centro Pokémon, certo, al Pokémon Market, e compriamo un po' di Mega Ball, perché all'interno della torre ci sarà la cattura. Allora, a livello di Pokémon ci siamo, perfetto. Possiamo proseguire. Sarebbe figo leggervi tutti. Cazzo, sapete che me l'ero dimenticato, in effetti. Sarebbe figo potervi leggere tutti i dialoghi, ragazzi, ma non lo faccio perché quelli di Lavandonia più o meno li conosciamo tutti. Meteor Pugno esclusiva, cosa mi rappresenta? Non ricordo. Questo c'è statico, lo picchio, Ti stupro. Ok, perfetto, sono stato abbastanza chiaro, penso. Blur, vai tu, è il tuo momento. In teoria dovresti avere doppio calcio, sfruttalo. Martellata, osso clava e giù Graveler, perfetto. Interessante. Osso clava. No, figa, non è possibile. Ho dormito più in questa serie che in tutto il resto della mia vita. Foschisfera. Ha fatto malissimo. Cos'è caduto? Cos'è caduto? Morte in diretta. I pantaloni sono caduti. Ecco, ho spaccato il muro. Calma.
Mandiamo suocera che dovrebbe reggere la foschisfera abbastanza bene. Minchia, però se sti... Meno male che ha fuoco ardore. Ne ha due. E poi pochi. Meno male che aveva fuoco ardore. Se no me l'avrebbe seccato sul posto. Sul serio. Oddio. Oddio la paura. Tra l'altro, ragazzi, mi ricordo memorie della prima Soul Link con Rocket. Che tipo il rivale lì diceva che non aveva nessun Marowak, che non aveva ancora trovato Marowak, però la randomizzazione gli aveva dato Marowak. Quindi dopo che gli secchi il Marowak fa: come va il tuo Pokédex? Io ho trovato Cubone, ma non ho ancora Marowak. E tipo lol. Comunque siamo a 15 minuti, possiamo proseguire. Ok, respiriamo perché ho avuto effettivamente paura, ma non ho letto male. Lui ha fuoco ardore, sì, che culo di merda. Ok, raga, cattura. Cioè, nel senso, con comodo, chiudo gli occhi. Dodrio? Oddio, Zapdos! Dodrio, due par de balle! Cioè, vabbè che non lo prenderò mai, però Dodrio, così, dal nulla. Però dai, sul tipo, cioè, è un uccello, diciamo. Diciamo che è un uccello, non morire. Ok, penso sia un bene il fatto che mi sia bruciato. Allora, con calma adesso, che io poi ho paura che mi schiatti. Antiscottatura, ok. E cominciamo a spammare Mega Ball. Che io volendo anche delle Timer Ball, quindi finite tutte le Timer Ball potranno tornarmi molto utili. Mega Ball, sì, ma non lo prenderò neanche per sbaglio. Mica è Pokémon Sole e Luna, che c'ha il tasso di cattura di Gesù, che non ha tasso di cattura praticamente. Dai, cazzo, che quasi ci sei. Fa sempre un solo giro, purtroppo. C'è andata bene perché Zapdos è un figo della Madonna. Però, raga, purtroppo non essendo Nero 2 o Nero che li catturavo più facilmente, sarà un bel casino catturarlo, in effetti. Ci deve andare proprio di culo che, non lo so, che ci va di culo e lo prendiamo. Però altrimenti non ce la faremo mai. Tra l'altro mi piace davvero tanto il tuo moveset, no, sul serio, c'è proprio spettacolo. Mo' gli tiro una Premier Ball così dal nulla. No, ragazzi, probabilmente balza la cattura, in effetti, perché... Ma come lo chiamo io sto coso? Potrei chiamarlo Zeus, far l'ignorante. Potrei chiamarlo Zapdress, ma direi di evitarmela. Non lo so, Pokémon elettrico, un uccello elettrico. Non lo so, non ne ho idea. Lo chiamo Zeus, dai. Non ho inventiva oggi. Però, cazzo, l'ho preso. Non ci voglio credere. Ok, c'ho tanta di quella scelta in questo momento in panchina. Che panchina, cazzo, si vede che ho giocato a calcio. No, sul serio, cioè posso scegliere tra un botto di Pokémon. No, attiviamo il repellente, ne abbiamo tre, dovrebbero bastarci. Affrontiamo, ragazzi, tutte le medium molto velocemente. Ponita, doppio calcio e no, ah già, è vero che Ponita, non so perché ho pensato che fosse di tipo normale. Non ne ho proprio la più pallida idea, non chiedetemelo. Botto in te, te lo leverei taglio se solo potessi, mannaggia a me. Ok, possiamo proseguire. E mettiamo davanti, direi, Fish. Cioè, allora, io ho sprecato una cosa come 26 Pokéball. Cioè, lo catturo, esulto, e scopro che a due cazzi di distanza c'era una Master Ball. Ora, ditemi se uno non deve bestemmiare le divinità cristiane. No, ditemelo, davvero. Perché io non riesco a concepire un mondo senza bestemmie in questi casi. Gesù. Jai, vai a casa, Mr. Mime, è stato un piacere. È troppo bello come dopo aver minacciato di bestemmiare nomino sempre Gesù. Vabbè, comunque, possiamo proseguire. Luke, vai davanti, che sei a livello 33 e sei tipo uno dei migliori della squadra. Beast Ball, ma stai scherzando? Ma quante cazzo di Pokémon ci sono in sta zona? Ma sono sempre state così tante. Nel frattempo
Hashtag Rip Koga. Ti ricorderemo come un Pokémon inutile. Vediamo un po' cosa c'è qua. Baccamango, perfetto. Dopo la Master Ball, giustamente. La fune di... Oh! Ah no, cazzo, tanto mi porta fuori Mr. Fuji. Non serve a nulla. Ma è una gioia. Cioè, no, in realtà sì, cazzo. Ho trovato Zapdos. Ho trovato Jirachi. Ho trovato la Master Ball. Cioè, più di così, cosa vuole il Creepy Stories? Cioè, non lo so. Mangia sogni, non ho mosse per addormentare. Mannaggia a te. Se l'avesse imparata... non mi ricordo chi aveva russare. Se non sbaglio, no, non era lui che aveva... Cazzo è che aveva russare, raga? Ce n'era uno dei miei Pokémon che aveva russare come... Mi sa suocera. Sì, suocera aveva russare. Se avesse imparato lui sarebbe stato... No, che poi che cazzo dico? Russare non ti addormenta. Russare funziona solo se... Sto impazzendo. Allora, forza, medium. Ti prendo a botte. Kangaskhan. Qua, raga, si trovava nella versione non randomizzata Cubone. Capite, no? Cioè, non so se mi spiego. L'ombre, scintilla e a casa. Tra l'altro sta durando più del previsto perché, raga, con Zapdos ci ho messo 25 anni. Qua cosa abbiamo? No, vabbè, spettacolo. Spettacolo! Spettacolo! Qui ho sospesso. E prima abbiamo ucciso un Kangaskhan. E le ossa di Cubone sono quelle di Un applauso al randomizzatore. Fantastico. Fantastico, non ti criticherò mai più. Fantastico, epico, finito male. Cioè, per Kangaskhan abbastanza, devo dire. Potrei fare il titolo clickbait. Kangaskhan epico, finito male. Poi però, siccome il titolo poi prosegue con Elimination Nuzlocke Pokémon Rosso Fuoco Episodio X, inserisci numero, penso che non ci starebbe all'interno del titolo, quindi non penso di farlo. Zangoose di nuovo, perfetto, scintilla e dovrebbe morirci. Tra l'altro sono veramente bassi di livello qua. Ma cioè non è che sono io particolarmente alto, è proprio la torre qui che penso fosse accessibile anche prima. Cioè senza penso, era accessibile anche prima. E di conseguenza i livelli sono un po' bassini. Ma purtroppo ragazzi io non ci posso fare nulla. Jigglypuff, eccolo qui, il grandissimo Pink Ball, proprio l'eroe dell'esistenza. È morto tantissimo. Numel, incrocolpo e va giù, perfetto. Metapod, mettiamo Fish davanti. Aerosoio, ciao, è stato un piacere anche per te. E nulla, sono Vitalerba. Sì, è tipo revitalizzante, quindi non serve a nulla. Sono tantissime ste cazzo di medium, madonna, veramente sono infinite, non finiscono più. Battute, però le battiamo abbastanza velocemente in effetti. E dovrebbero essere... Ah no, cazzo, poi al piano di sopra ci sono tre membri del Team Rocket, madonna però. Cioè, Game Freak, quanti sono? Tra l'altro sono talmente tanti che in Pokémon Oro in effetti li hanno diminuiti. In Pokémon Rosso e Pokémon Blu avevano messo tantissimi allenatori, come si può tranquillamente notare. Cuor Rugiada, se non sbaglio, è quella di Latios Radius, sì. Avevano messo talmente tanti allenatori in Pokémon Rosso e Blu che in Pokémon Oro li hanno... Tanto non è randomizzato, pensavo di sì. In Pokémon Oro li hanno diminuiti. Infatti nella Lega di Pokémon Oro, se notate, arrivate con dei livelli che per la Lega di Kanto sarebbero irrisori. Pazienza, do gulo proprio. Sì, tornaci al di là e rimanici. Oddio, mi sento proprio una persona cattiva. Allora, dai, forza, questi tre membri del Team Rocket, raga, li facciamo fuori velocemente. Comunque no, nel caso ve lo steste chiedendo, non andrò a fare il percorso a sud di Lavandonia. Lo faremo tutto, penso, nel prossimo episodio. Sì, direi di sì. E poi si vedrà quando si arriverà a Fuxiapoli, nel caso... No, 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 switch. Porco... Aiuto. Dai, muori. Oh, oddio. Marowak, ma cosa? Ma com'è possibile? Ma cioè lo... Basta. Mi spoglio qui in diretta. Dicevo, sì, con questo tono di voce molto accattivante, che il percorso da Lavandonia a Fuxiapoli lo faremo nel prossimo episodio. E se avremo tempo, anche se dubito in realtà, faremo anche la pista ciclabile. Nel caso, raga, la pista ciclabile me la balzo di prepotenza, oppure la faccio prima di affrontare Koga. Devi morire male. Ok, perfetto. Madonna, mi sta andando via la voce, signori miei. Non avete idea.
Metang, tra l'altro sono stato in live fino a tipo, non so, fino alle 5 con Luke sul suo canale, quindi boh, è tutto il giorno che parlo a un microfono, sto impazzendo probabilmente. No, però, figliolo, no, però. Allora, mandiamo Luke, facciamo uno sdoppiatore e ci vediamo. Ok, perfetto. Quando non so, raga, praticamente questo sdoppiatore è come la ghigliottina di Costanzo nella Crazy Lock. Cioè, la uso quando proprio mi stufo. Pugno spine e giù anche Marsh Stomp, perfetto. Ole, perfetto, abbiamo liberato Mr. Fuji, che in teoria dovrebbe riportarci giù e dovrebbe darci il Poke Flauto. Intanto finisce l'effetto del repellente, giustamente. Otteniamo il Poke Flauto, perfetto, Poke Flauto che servirà per svegliare Snorlax, che a sto punto penso sia anche lui randomizzato, ragazzi. Non ne ho la certezza. Sapete cosa vi dico? Vi dico che insegniamo volo a qualcuno, innanzitutto. Insegniamo volo, andiamo sul percorso dove abbiamo catturato Pink Ball. In teoria Blur... No, perché non saprei bene a chi insegnarlo, effettivamente. Allora, Blur, come sei... Tu come sei messo a livello di... Mi gira il cazzo insegnarlo uno di voi. Sarò sincero, però quasi quasi ti levo Erosoio per volo, sai. Fish. No, no. Tu che mosse hai, scusami? No, 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 le palle. Ok, Fish, perfetto. E al posto di Aerozoio. Dicevo, andiamo sul percorso dove abbiamo catturato Pink Ball, che c'è Snorlax, che come cattura non vale. Lo diciamo, risveglio, così almeno vediamo subito se è randomizzato oppure no. Almeno sappiamo cosa aspettarci. Vediamo un po' come va. Attenzione. Sì, sono randomizzati. Questo è un Jolteon. Vabbè, idropomp. C'è proprio. Non si scappa, Dupar de Bal, mi farai scappare, stronzo. Fammi scappare. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Bene ragazzi, l'episodio di oggi termina qua, io vado a prendermi un calmante. Spero che vi sia piaciuto, se così invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ragazzi, mi raccomando, le votazioni in descrizione nello straw poll, come al solito, scegliete con parsimonia. Poi che altro? Rispondete alla domanda del giorno, passate ai social in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.